Cianci Raccattafilm per voi, un avviso prima di iniziare: a cavallo fra venerdì e sabato arriverà un video in collaborazione con un noto youtuber che parla anche lui di cinema, una recensione su un film fenomenale sotto tutti gli aspetti. Non posso spiegarvi, rivelarvi nient'altro, se non che pubblicherò il link al video sulla pagina ufficiale Facebook Antonio Cianci Raccattafilm. Vi lascio l'indirizzo web della mia pagina sotto nell'info box. Il pianeta Terra è abitato da due tipologie di persone, due soltanto: quelli che hanno atteso spasmodicamente l'arrivo in sala del settimo capitolo di Star Wars e quelli che invece, poveri loro, ancora non hanno ben capito cosa esattamente sta per travolgerli. Peggio ancora, c'è chi ne è uscito illeso, immune al fascino del lato scuro chiaro della forza. Quindi in questo video mi dico, come si può convincere questa tipologia di persone a superare questa diffidenza? A far capire loro che, come dice Han Solo nel trailer di Star Wars Il Risveglio della Forza, è tutto vero, il lato scuro, i Jedi, è tutto reale. Ho pensato quindi di buttare giù 5 ragioni che rendono questo 16 dicembre e l'arrivo in sala di Star Wars Il Risveglio della Forza l'evento cinematografico più importante di questo secolo. E forse pure del prossimo. Lo capiamo, viviamo in un'epoca in cui i sequel sono all'ordine del giorno. Ma 32 anni fa, quando arrivava in sala Il Ritorno dello Jedi, e ben prima che fosse solo ufficialmente annunciata la trilogia prequel voluta da Lucas, 32 anni fa, un seguito delle storie di Han, Luke e Leia rappresentava un vero e proprio sogno per milioni di spettatori. Un sogno che però col passare del tempo e per ovvi motivi è sembrato sempre più irrealizzabile. Hanno cercato di espandere l'universo in svariati modi, tra videogiochi, libri e fumetti, di tutto e di più, ma tutto questo materiale è diventato non canone, cioè che non appartiene realmente alla saga cinematografica di Lucas. Quindi con l'annuncio ufficiale di questa nuova trilogia, episodi da 7 a 9, le tre nuove pellicole rappresentano un must da cui non si può davvero prescindere. È quantomeno curioso il fatto che questo sequel arriva nel 2015, nello stesso anno che ha già visto in sala pellicole come Mad Max Fury Road e Jurassic World. Quindi se è vero che Mad Max ha potuto contare sul ritorno dietro la macchina da presa di George Miller e che Colin Trevorrow ha avuto come produttore esecutivo Steven Spielberg per Jurassic World, appunto, nessun sequel a distanza di ben 32 anni ha mai potuto contare su un ritorno sul set così massiccio e imponente, moltissimi volti noti che vengono ripescati dalla vecchia trilogia. E questo ci porta esattamente al secondo motivo. Di sequel che hanno mantenuto gli stessi attori, di titoli davvero significativi ne rimangono non più che una manciata: Wall Street, Il Denaro Non Dorme Mai, Tron Legacy, Indiana Jones e Il Regno del Teschio di Cristallo. Progetti molto rari, il perché si può facilmente capire: molte volte alcuni attori non ci sono più, oppure hanno smesso di lavorare, o la sceneggiatura non è sufficientemente invitante in modo tale da far ripartire un certo tipo di franchise. Ma Star Wars Il Risveglio della Forza non è un film come tanti. Può contare sul ritorno di tutti gli interpreti storici della saga: Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, ma anche coloro che non ci mettono la faccia, come Anthony Daniels, C-3PO, Kenny Baker, R2-D2, ma anche Peter Mayhew nei panni di Chewie, Chewbacca. George Lucas si è tolto di mezzo, abbiamo un fan della primissima ora, J.J. Abrams, dietro la macchina da presa, ma la continuità comunque vera e propria della saga è stata affidata ad alcuni collaboratori storici, come lo sceneggiatore Lawrence Kasdan, che ha firmato la strepitosa sceneggiatura dell'Impero Colpisce Ancora, e poi uno tra i più celebri compositori da cinema di tutti i tempi, Sir John Williams, 49 nomination e 5 premi Oscar ottenuti per La Miseria. Un tizio qualunque che è legato per sempre alla saga di Star Wars e alle sue indimenticabili musiche. Lo stesso John Williams non è tornato a lavorare su Jurassic World, per esempio, nonostante il tema di Jurassic Park sia una delle sue composizioni più amate, ma non ha potuto dire di no a questa di saga Star Wars, che ha confermato il suo talento e l'ha reso immortale già 38 anni fa. Che Star Wars Il Risveglio della Forza sarà un successo non sembrano esserci dubbi. La questione è più che altro quanto sarà un successo. Considerato l'hype che circonda questo film, la storia della saga ai box office e alcuni degli enormi successi che abbiamo visto in questo 2015, Jurassic World, Fast and Furious 7, Avengers Age of Ultron e Minions, che hanno superato il miliardo di dollari, è difficile non immaginare che il film di Abrams possa non solo arrivare a quei livelli, ma anche raggiungere il più ambito dei traguardi, quello dei 2 miliardi di dollari. È un record di James Cameron quello, con i suoi Titanic e Avatar. Con questo Star Wars numero 7 c'è poco da rimanere coi piedi per terra. Lo hanno già dimostrato gli impressionanti numeri delle prevendite, che sono già arrivati solo negli USA a 50 milioni di dollari e oltre,
quindi il doppio del Cavaliere Oscuro in ritorno, blockbuster estivo che deteneva il precedente record di 25 milioni di dollari. Questo film è fatto per infrangere record, anche il numero di visualizzazioni online di un trailer. Quindi il video che è uscito ad ottobre conta 112 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, stracciando il precedente record di 88 milioni che spettava al secondo teaser uscito in primavera. Ma vi ricordate del primo teaser uscito a novembre 2014 che fece piangere milioni di fan? Soltanto 55 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore. Ecco perché è francamente impossibile immaginare un qualsiasi scenario in cui il risveglio della forza non sia un successo stratosferico e senza precedenti. Nessuna saga può anche pensare di competere in termini di impatto culturale e commerciale sulla società contemporanea. Pensate a quante frasi, immagini, personaggi sono entrate di Star Wars sono entrate nella nostra quotidianità negli ultimi 38 anni, o pensate anche alla moltitudine di gadget e merchandising che hanno invaso le nostre case in questi decenni. Ma soprattutto pensate a quanto è cambiata l'industria cinematografica dopo il successo di critica e pubblico di Guerre Stellari e la nascita della nota compagnia di effetti speciali Industrial Light & Magic. Ma non dimentichiamoci l'aspetto più importante fra tutti, un dettaglio non trascurabile. Star Wars è un soggetto originale, non proveniente da libri, fumetti o videogiochi. È quella commistione quasi unica di cinema fantastico e fantascientifico, ricercato e sognato da Georges Méliès fin dagli albori della settima arte. Tanto tempo fa in una galassia lontana. Qui si sta raccontando una storia, anzi una favola di altri tempi. Un dettaglio piccolissimo che però contribuisce a creare un'atmosfera magica che più si addice al fantasy che alla fantascienza. Noi spettatori proviamo tantissima nostalgia per un certo tipo di cinema, sicuramente innovativo ma anche semi-artigianale, che proprio Guerre Stellari con i suoi due sequel avevano fatto grande. Un tipo di cinema che sembra non esserci più, ma a cui J.J. Abrams ha deciso di tornare prepotentemente, proprio per recuperare quanto di quel fascino era andato perduto con la trilogia prequel. Una trilogia figlia del cinema fatto in digitale, CGI, green screen, sembra più un videogioco che un film, detto sinceramente. Questo episodio 7 sarà un grande ritorno ad effetti speciali più pratici e tradizionali a discapito di quelli digitali, senza per questo perdere nulla in termini di spettacolarità, come già ampiamente dimostrato da uno dei film più belli di questo 2015. Il già citato Mad Max Fury Road. Un'altra scelta è stata quella di girare l'intero film in 35 mm, con alcune parti in 65 mm IMAX, pellicola piuttosto che digitale. Un approccio che verrà mantenuto anche nei due episodi successivi, come già confermato da Rian Johnson, regista di episodio 8. Una grande vittoria per il cinema, per questo ci consoliamo pensando che, quando lo vedremo, seppure non sarà il film più bello di sempre, sarà quantomeno il più importante. Qui Antonio Cianci, Raccatafilm ha finito, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video sotto nei commenti e se vi ho convinto ad andare a vedere Star Wars con questi punti. Non diciamo fandonie. Quando andrò a vedere il film, venerdì sera a Luci Cinema di Pioltello in formato IMAX 3D. C'è chi si sposta fino all'Arcade di Melzo, io mi fido dell'IMAX perché io ci ho già visto film quali Avatar, Guardiani della Galassia, persino un film scialbo come Furia dei Titani che diventa uno spettacolo garantito oltre ogni misura in questo formato, quindi io mi fido dell'IMAX. E voi? Quindi abbiamo detto potrebbero uscire due video nel weekend, la mia probabile recensione di Star Wars Il Risveglio della Forza e anche il video in collaborazione con un altro youtuber, una recensione condivisa, possiamo chiamare così, quindi a cavallo fra venerdì e sabato pubblicherò tutto nella pagina ufficiale. Antonio Cianci, Raccatafilm su Facebook. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima!